Buonasera e bentornati su Barbas TV, il talk show che è sul calcio, che dà voce alla gente. E oggi la puntata mi sono sentito dargli un titolo, ovvero Beati tra le coppe. Beati tra le coppe perché c'è stata la Coppa Italia, quindi noi ricorderete come nella scorsa puntata abbiamo fatto un quadro su quelle che potevano essere le partite della Coppa Italia. Oggi parleremo di quelle che sono state. E in più c'è stata la Champions League e siamo in contemporanea con l'Europa League. Intanto, però, prima di addentrarci su queste importanti tematiche calcistiche, vorrei ovviamente ringraziare ancora Fabrizio Orsini per essere al mio fianco. Quindi, Buonasera, ciao Fabri, buonasera. buonasera a tutti. Buonasera a tutti e ringrazio i nostri ospiti. Alessio, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, E Matteo, buonasera Matteo, come stai? Perfetto, buonasera a tutti. allora iniziamo subito a parlare di quelle che de delle partite di stasera. Vediamo innanzitutto la più recente, ovvero Barcellona-Napoli, partita giocata al Camp Nou è finita 1-1, quindi dopo che il Napoli era andato in vantaggio per 1-0 e il Barcellona ha pareggiato con un rigore che secondo il regolamento di oggi ci sta, ma in generale io lo considererei abbastanza dubbio. Comunque, io ho visto la partita, introduco io, visto la partita, il Barcellona come sempre gioca a calcio, perlomeno ci prova, nel senso a tratti ci riesce anche e molto bene. Ma si vede che è in fase di ricostruzione, non è più il Barcellona temibile di una volta, anche oggi ha dimostrato. Il Napoli ha interpretato bene la partita, è andato a giocare al Camp Nou abbastanza a viso aperto, poi naturalmente si è dovuto abbassare perché il Camp Nou è un campo difficile, e il Barcellona poi ha iniziato ad alzare il baricentro e l'inerzia della partita era a favore dei Blaugrana proprio per il fatto che erano riusciti a trovare il gol del pareggio. E vabbè, comunque è stato un buon Napoli che secondo me ha ottenuto un risultato di lusso, quindi buonissimo, buonissimo 1-1 e al Maradona in casa se la può giocare perfettamente, se la può giocare molto bene con un Barcellona che non è più il Barcellona di una volta. Che ne pensate voi? Faccio iniziare Fabrizio di questo risultato e di quello che può essere il cambio delle due squadre. Vai. Poi il risultato ci può stare al Camp Nou, non tanto per alla fine il pareggio c'è stato e perché non perché il Barcellona sia forte o abbia schiacciato il Napoli, ma più che altro per il campo dove gioca, perché comunque il Camp Nou è sempre difficile a giocare, come dicevi tu. Quindi penso che il risultato sia un po' più dettato dal fatto che stava il Barcellona in casa, perché secondo me se stava il Napoli in casa era un 3-0 secco del Napoli. Boh, Così, Barcellona, proprio. che... sì, ma perché il Vai. Barcellona ci prova, ci va, ma ci vorranno ancora 2 o 3 anni. Bisogna lasciarla per Xavi perché per adesso può fare ben poco, può fare ben poco. E poi Quindi vabbè, rigore un po' regalato secondo me, però passa il Napoli, io lo dico, secondo me arriva pure in finale il Napoli, quindi per me vediamo, gli passa. dai fiducia e speriamo per il calcio italiano. Adesso vediamo com'è. Quindi il Barcellona è in una fase di ricostruzione. Quindi vai Alessio, aprici un focus proprio sulla ricostruzione, su quella che è la ricostruzione che deve fare Barcellona e sul risultato di stasera. Vai. Vabbè, il risultato secondo me penalizza molto il Barcellona perché il secondo tempo ha creato, ha schiacciato un po' il Napoli, anche se il primo tempo il Napoli mi ha sorpreso perché è entrato al Camp Nou con un atteggiamento di una grande squadra a proporre gioco. Comunque il Napoli il primo tempo l'ha fatta la sua partita. Dopo ho visto la paura nei giocatori del Napoli di andare a fare il colpaccio. E Spalletti anche con qualche cambio difensivo è riuscito a mantenere il risultato. E secondo me è un peccato perché si è potuto giocare fino alla fine oggi. Sì, Xavi, potevano anche portare a casa la vittoria. Vai, vai. sì,
Xavi, secondo me, è l'uomo adatto per ricostruire perché ha dimostrato in poco tempo di avere delle idee di gioco chiare. E anche se magari oggi Barcellona ha tirato tanto in porta, ma i giocatori non sono come quelli di anni fa. Però io secondo me il Barcellona passa al Maradona. Il Barcellona addirittura, quindi Secondo me vai in sì. No, contrasto con quello che dice Fabrizio, e in questo caso tu dai fiducia a Xavi, quindi molta, molta fiducia. perfetto. Dopo farò il mio pronostico personale, dato che non l'ho ancora fatto, ma ho introdotto, e adesso chiedo invece a Matteo, che può, diciamo, spostare il peso della bilancia da una parte, con il suo pronostico, e quello che può succedere tra Napoli e Barcellona. Vai. Sicuramente, secondo me, solitamente avere la partita di ritorno in casa può essere un vantaggio, specialmente nelle situazioni in cui si parte da un pareggio all'andata. Quindi, già solo per questo motivo, vedendo che comunque tra le due squadre non c'è una netta differenza a livello di forza, vedrei più avvantaggiato il Napoli. Specialmente se gioca come ha fatto oggi. Però occhio perché comunque il Barcellona ha comunque una certa esperienza, secondo me, a questi livelli rispetto al Napoli. Certamente non è più il Barcellona con giocatori di esperienza di qualche anno fa, però comunque c'ha sempre il suo spessore. Ecco. Quindi, se volessi Sì, fare un pronostico. vedo più il Napoli avvantaggiato, ecco. Anche se la vedo una bella partita, una bella partita. Anch'io sicuramente il confronto rimane aperto, perché comunque non vale più il gol in trasferta. C'è stato 1-1 su una partita alla fine ben giocata da tutte e due le squadre. Nel senso, io credo che passi in Napoli, proprio pronostico personale, perché comunque è una squadra che è già costruita, nel senso è già amalgamata con degli elementi che ci sono da tempo. Poi con il Napoli ha fatto ha aggiunto innesti giusti alla squadra dove servivano, tipo basta guardare Zambo Anguissa per esempio, e ha ritrovato Osimhen, che può essere sicuramente importante per la fase offensiva, però tutto sommato è una squadra amalgamata, che ha preso un allenatore che può far fare uno step ulteriore di miglioramento, che è Spalletti. Vabbè, quindi la vedo, diciamo, più avvantaggiata rispetto al Barcellona, proprio per questo aspetto, che comunque il Barcellona è in ricostruzione, nel senso Xavi, avendo giocato a Barcellona e conoscendo il mondo Barcellona e proprio come il Barcellona dovrebbe giocare e come ha giocato nella storia, porta idee da Barcellona. Cioè, giocare con il tiki-taka, giocare bene, però comunque il giocare bene e il risultato sono due cose che possono scindere l'una dall'altra. Perché? Perché comunque l'unico al momento che riesce a abbinare bel gioco a vittorie è Guardiola, e non a caso è il miglior allenatore del mondo. Se vogliamo possiamo metterci anche Jurgen Klopp, che ha vinto anche lui tutto con il Liverpool, gioca un buonissimo calcio. Però il Barcellona una volta, fino a qualche anno fa, abbinava bel gioco a vittorie, che è la cosa secondo me più difficile che c'è nel calcio. Ecco perché era grande. Invece adesso, sì, prima di tutto sta cercando di ritrovare il bel gioco con Xavi, che sicuramente le idee ce l'ha. Però per trovare le vittorie ci vuole un po' di tempo, quindi Xavi secondo me è un allenatore che va tenuto qualche anno. Il Barcellona a livello di rosa, di squadra, secondo me ha migliorato parecchio, cioè ha ridato un po'. È migliorata rispetto alle fasi iniziali, perché comunque ha preso Aubameyang, ha preso Adama Traoré. Ha un buon centrocampo a parer mio, perché comunque ci sono Busquets e De Jong che stanno in regia e si alternano. Poi c'è Gavi, c'è Pedri, che è già un giovane fenomeno, secondo me. Comunque, a livello di rosa, è una buona rosa. Piano piano, con il lavoro, può tornare a raggiungere grandi risultati. Secondo
secondo me. Però per adesso non ancora, diciamo, può arrivare in fondo. Non la vedo come squadra che può arrivare in fondo in una competizione come l'Europa League, che è diventata molto complicata. Addirittura come livello si avvicina alla Champions proprio per le squadre che ne fanno parte adesso. Però comunque, come pronostico generale, alla fine do avanti il Napoli. Spero poi che l'Atalanta, adesso non so, aggiornatemi sul parziale, non so quanto sta facendo l'Atalanta. Sto Vai Fabri, dimmelo tu. ancora a perdere, sto ancora a Sta ancora perdendo perdere, perdono. 1-0. Per quanto riguarda l'Atalanta, secondo me alla fine passerà con l'Olympiacos, anche perché cioè, lì si dà fiducia, nel senso, per me l'Atalanta è una squadra che può arrivare molto lontano in Europa League, però se non vinci con l'Olympiacos vuol dire che qualcosa da rivedere c'è. Non è un periodo facile per l'Atalanta, perché comunque ha perso delle partite, vabbè, l'unica Perso uno luce, dei diciamo. giocatori. Esatto, l'unica ha perso anche Duvan Zapata, che davanti è importante. Poi diciamo che l'unica luce è stata il pareggio con la Juventus, è arrivato, vabbè, dopo una partita apertissima, ben giocata anche dall'Atalanta, per amor di Dio. Però comunque non sta attraversando un periodo facile. Spero che non si rifletta, cioè perlomeno in questo inizio di partita con l'Olympiacos si sta vedendo, però spero che non si rifletta adesso proprio in generale, e spero che l'Atalanta possa entrare in Europa League passando il turno. A proposito dell'Atalanta, facciamo un focus sulle italiane per analizzare le coppe europee. A proposito dell'Atalanta, vorrei sapere cosa ne pensate e dove può arrivare. Vai, stavolta inizia Matteo. Ma l'Atalanta, allora, prima che diciamo iniziasse questo periodo un po' complicato, così, sinceramente io l'avrei vista anche poter arrivare in semifinale, però adesso con questi ultimi risultati, anche con l'assenza di Zapata, oltre i quarti non la vedrei, ecco, perché purtroppo non lo so, sì, gioca bene, ma non è più come prima, come anche come prima, così, purtroppo non so, mi dispiace perché mi piaceva anche vedere il gioco dell'Atalanta, che è sempre un buon gioco, però senza Zapata, senza la punta, il punto di riferimento davanti, manca un qualcosa e secondo me può permettergli di arrivare fra le prime quattro, ecco. Ah, speriamo, intanto deve passare il playoff con l'Olympiacos, quindi Sì. poi tu dici, una volta se passa il playoff può arrivare fra le prime quattro, sicuramente, però che dici, un periodo solo di appannamento oppure diciamo che è successo qualcosa all'interno proprio del gruppo squadra? Secondo me è solamente un periodo di appannamento e speriamo che anche con il ritorno di alcuni innesti si riesca a trovare un po' la quadra, ecco, a questo periodo no, che sta un po' avendo. Certo, sì, sicuramente ha tutte le carte in regola per rialzarsi. Sì, Fabri, tu sì. invece che pensi sia del periodo in generale dell'Atalanta che dove può arrivare in Europa e se questo periodo negativo può incidere nel cammino europeo? Beh, sicuramente il periodo che sta a vivere non è facile, sicuramente secondo me potrà avere effetti negativi sul cammino europeo, perché ha perso troppi giocatori importanti, secondo me. E, appunto Zapata, Gosens, stesso Ilicic un'altra volta, e poi soprattutto non fa giocare manco Muriel e Gasperini, che sicuramente all'interno dello spogliatoio, poi secondo me, non so le dinamiche, ma secondo me come ogni anno all'interno dello spogliatoio dell'Atalanta sarà successo qualcosa con Gasperini, come sempre. Ma veramente Muriel sta giocando adesso. Sì, ma c'ha le partite in campionato, non ha giocato, ma lo sta a far giocare in Europa Esatto, perché magari si è sì. lamentato.
Però, cioè, Gasperini la sta rovinando solo l'Atalanta, la sta rovinando lui secondo me l'Atalanta. L'ha creato, ma la soddisfa. Poi c'ha la L'ha rosa creata e troppo la corta, secondo me poi un distrugge. altro problema è che c'ha la rosa troppo corta, non riesce a affrontare tutte le competizioni. E ne risente pure il gioco, ne risente. E poi, boh, cioè, secondo me quest'anno fa froppa l'Atalanta. Esce subito con Troppo? l'Olympiakos. Addirittura. E arriva in Europa League in campionato, ma in Champions non ci riarriva. Bisognerà vedere che fa con Gasperini, perché secondo me Gasperini sta rovinando lui le cose là dentro, l'atmosfera che si era creata. Troppa Ah, oddio, gente può sta darsi avere che... problemi. Sì, nel senso, non è un allenatore facile, intendo a livello di spogliatoio, nel senso può creare scompiglio come l'ha fatto col Papu Gomez perché si è saputo. Adesso, per il momento non si sa nulla, però ipotizzare problemi di spogliatoio è interessante, il punto che hai sollevato è interessante perché magari questo periodo è dovuto al fatto anche che ci siano screzi nello spogliatoio. Tra magari se, tra giocatore e allenatore oppure tra, proprio tra Muriel, come dici tu, che non è utilizzato al meglio, e Gasperini, che tu hai detto una cosa importante: l'ha creata e la sta distruggendo. Chissà, vediamo con il proseguio. Invece, Alessio, tu che pensi dell'Atalanta, della situazione dell'Atalanta in questo turno con l'Olympiakos e di quello che ha detto Fabrizio a proposito di Gasperini? Vai. Ma io sinceramente penso che l'Atalanta passi con l'Olympiakos perché innanzitutto gioca un calcio propositivo e l'Olympiakos non la vedo come una squadra che può far uscire dall'Europa League l'Atalanta. Secondo me il periodo di crisi più che dell'allenatore è secondo me dettata dall'infortunio di Zapata perché tu in rosa non c'hai un altro attaccante con le sue caratteristiche che ti fa il gioco che ti fa Zapata, ti tiene palla, ti fa salire. E tu con Muriel che quest'anno non sta rendendo al massimo, forse ci potrebbe essere stato qualcosa, qualche scintilla con Gasperini. Però Muriel è il classico giocatore che non ti sa tanto tiene palla e gioca a spalle alla porta. Lui deve avere campo, deve andare in profondità. Con Zapata ovviamente c'era molto molto più spazio Muriel. Adesso deve essere lui che si deve prendere la squadra dalle spalle e trascinarla. Io non la vedo bene l'Atalanta. Passa con l'Olympiakos, però secondo me dopo con l'Olympiakos, se becca una squadra abbastanza organizzata potrebbe uscire. Ma secondo me per difetti della rosa, secondo me, perché anche hai ceduto Gosens e non hai preso nessuno, cioè è A corta. Tra il parte che collo. hai ceduto Gosens e non hai preso nessuno, poi come dicevi tu, l'alternativa vera a Zapata non c'è perché comunque sta lì, come dicevamo appunto tutti, come punto di riferimento. Che non c'è. Esatto, che attualmente non c'è perché sì, c'è Muriel, ma dopo Muriel chi c'è? Nel senso, non c'è un'altra alternativa. Che poi Muriel non è proprio come Zapata, ha caratteristiche diverse. Quindi la vera alternativa a Zapata, effettivamente, chi è? Al momento non c'è. Poi hai sollevato un'altra questione importante, ovvero che dopo aver ceduto Gosens, che comunque è sulla via del recupero, non ha preso nessuno, e Gosens è un giocatore che chiaramente va sostituito. Quindi qualcuno sicuramente al posto suo andava preso, solo che è complicato perché comunque in questo periodo, soprattutto col Covid, fare mercato è complicatissimo. Quindi, allora, adesso per il momento, per quanto riguarda la vostra Roma, c'è da parlare dopo con la Coppa Italia, perché finiamo ad analizzare l'italiana e le coppe europee e vedo dei sorrisini perché comunque è un tasto dolente, visto che a parte che siete tre romanisti stasera, quindi io al momento sono in minoranza, per una Appena volta sono in volta. minoranza. Ecco, vedi? Vabbè, poi quando arriveremo a parlare della Coppa Italia ci parleremo anche della Roma, perché comunque per quanto riguarda la Conference League la Roma non ha il problema dei playoff, cioè meno male, perché comunque ci manca solo quel problema là, non è il problema dei playoff, perché comunque è passata prima nel girone, per fortuna, non era padrona il suo destino, perché Non per meriti comunque... nostri, manco lì. Esattamente, quindi. E quando per me la Roma doveva passare il girone, proprio
A occhi chiusi. girate di schiena, occhi chiusi, ecco. Quindi partiamo da questo presupposto. Vabbè, alla Roma ci arriva dopo attraverso la Coppa Italia. Adesso analizziamo le italiane in Europa, cioè l'italiana in Europa che ha giocato, perché l'Europa League già l'abbiamo analizzata. La Lazio sta giocando, adesso tocca, adesso parliamo anche della Lazio, adesso tocca all'Inter. Che partita ha fatto l'Inter ieri sera e che cosa è mancato all'Inter per ottenere un risultato migliore e non così penalizzante in vista del ritorno. Vai, chi vuole iniziare? Inizio Vai. Vai, io. vai, vai. Allora, io ho visto la partita e secondo me l'Inter ha fatto la partita perfetta. Per 75 minuti ho visto un Inter che era in partita e se la giocava alla pari. Poi dopo un po' gli episodi, un po' la cattiveria sotto porta, cioè l'Inter ha tirato 12-13 volte in porta, 13 volte senza centrare la porta, e questo comunque è un dato che per una squadra come l'Inter che ha giocatori comunque di buon livello, non ti puoi permettere di non dire in porta su 12 occasioni, ecco. E questo è un dato che è stato mascherato, aggiungo, è un dato che comunque l'Inter, anche per me, ha fatto un po' partita, dopo ci arriverò, vi faccio rispondere a voi prima. Però è un dato di cui non si è molto parlato, ovvero il fatto che l'Inter effettivamente di tiri in porta non ne ha fatti, infatti di grandi parate di Alisson non ce ne sono state. No, Però, zero. infatti, Boh. cioè, sono state proprio zero parate, però tutto Clamoroso. sommato la partita è stata buona. Vai, continua. Io ho parlato di episodi perché c'è stata una traversa dell'Inter il primo tempo con Çalhanoğlu che se fosse entrata magari sarebbe stata un'altra partita, molto molto in discesa. Poi dopo su un calcio d'angolo è scaturito il gol di Certo. Firmino e lì non ci puoi fare niente perché comunque le colpe alla fine sul calcio d'angolo è un po' così. E il secondo gol che l'hai preso male comunque, il secondo gol non lo dovevi prendere. Proprio il secondo gol inaccettabile. Dici così è ipotecata la qualificazione, nel senso. Sì, perché comunque ad Anfield devi recuperare due gol. Dovresti andare a vincere con tre gol di scarto e secondo me è una cosa impossibile, secondo me. Ok, però comunque, come ci ha sempre dimostrato il calcio, la sua storia, non c'è nulla Tutto di può essere. impossibile, solo che servirà una grossa impresa. Quindi adesso faccio dire a Fabrizio cosa pensa della situazione dell'Inter in Champions e di come può affrontare il ritorno. Vai. Ma è successo un po' quello che gli è successo al derby. Ha dominato per buoni 70 minuti e poi è crollata. Non so se mentalmente o fisicamente, però diciamo che il gol che ha preso sul calcio d'angolo, come ha detto Dzeko, che di solito sono bravi loro, l'ha messi KO completamente. Papo, Sì, diciamo è che vero. pure la mancanza di Barella, mo, per quanto abbia fatto bene Vidal, però pure la mancanza di Barella un po' si è fatta sentire a centrocampo, e poi soprattutto i cambi del Liverpool. I cambi del Liverpool hanno fatto tanta differenza. Cioè, quelli si sono presentati là e il Liverpool si è presentato là a San Siro a giocare con Elliot che c'ha 18 anni, senza paura. Poi dopo ha fatto i cambi, come ha fatto i cambi è salita un po' la qualità che è entrato una Piqueta e Luis Diaz. Luis Diaz che sono entrati. Cioè, tu metti a confronto i cambi, l'Inter ha fatto entrare Di Marco, capisci, nel senso, Darmian. Quindi un po' di differenza c'è, Sì. cioè. Però ha fatto il massimo che poteva fare, al massimo di quello che si poteva giocare in casa. Poi è crollata Anfield, che gli racconta Anfield? Che gli racconta Anfield? È infattibile. Campo molto Almeno, almeno difficile. che non sfrutta le poche disattenzioni che può avere Liverpool con un po' di cinismo, cioè che gli è mancato in casa. E che alla fine l'unico che là davanti ha messo più di tutti in difficoltà la retroguardia del Liverpool è stato Perisic su tutti. Sì, Quindi, effettivamente uno di quelli più pericolosi, sì. secondo me Anfield, almeno che non succedano miracoli come
successe all'Olimpico col Barcellona, la vedo un po' difficile. La vedo molto difficile. Ricordi d'oro romanisti, però comunque ci sta. Vai Matteo, che pensi tu invece? Cosa può fare l'Inter? Vai. L'Inter deve semplicemente, è molto semplice da dire, deve provare a rifare la stessa partita che ha fatto l'altro giorno e cercare di evitare gli errori difensivi che ha fatto, però segnare 3 gol al Liverpool se non tiri in porta non è facile, quindi ma sicuro se ti tiri in porta è difficile segnare. Poi, perciò deve davvero, come avete detto, ci vuole davvero un qualcosa, un miracolo, ma deve, non può altro che fare che tentare una partita perfetta e poi magari se ci esce un gol già nel primo tempo, magari sei mentalmente riesci a andare con l'inerzia così e mettere in difficoltà l'avversario, magari puoi riuscire a minimamente a mettere in difficoltà il Liverpool, se no anche un'occasione fortuita da una palla da fermo come è successo al Liverpool sul calcio d'angolo, anche un po' di fortuna ci vorrebbe. Ah, sicuramente, questo caratterizza il cammino di ogni squadra in una competizione importante, la fortuna, anche la giusta componente di fortuna ci vuole sicuramente. Dico io come la penso, l'Inter allora ha giocato secondo me non una partita perfetta, infatti mi volevo riagganciare il discorso che faceva Alessio, dove ha detto che l'Inter ha fatto una partita perfetta. Secondo me non ha fatto una partita perfetta, perché comunque ha fatto una buonissima partita, un'ottima partita, e non è stata inferiore al Liverpool per 75 minuti. Quindi ha cercato appunto di raggiungere il massimo risultato, quindi la vittoria, facendo un'ottima partita. Però partiamo dal presupposto che le partite durano 90 minuti, purtroppo, peccato, però durano 90 minuti. E comunque... gli è mancata la solita cosa, quello che gli è mancato spesso in questa stagione, quello che, come diceva Fabrizio, è mancato nel derby, ovvero la concretezza, perché l'Inter è effettivamente una corazzata, però se non sei cinico, se non sei concreto, soprattutto con squadre come il Liverpool, che sono squadroni di alto livello, corazzate anche a livello europeo, non solo a livello nazionale, poi diventa difficile. Magari a loro basta poco, nel senso, anche se non creano molto, comunque è una giornata un po' storta, che secondo me sicuramente ci sono stati i meriti dell'Inter. Io sto dicendo, l'Inter ha fatto un po' partita, Inzaghi l'ha preparata bene e tutta la mia stima ovviamente va a Inzaghi e al lavoro che sta facendo, ma voglio fare i complimenti all'Inter per la partita secondo me straordinaria che ha fatto ieri sera, perché era difficile fare meglio effettivamente. Per fare meglio si doveva segnare, ma comunque, alla fine solo il risultato l'ha penalizzato un po', se no come a livello di prestazione c'è stato. Esatto, esattamente, perché a livello di prestazione c'è stato e quantomeno serviva sicuramente una prestazione di quel livello. Esatto. Quindi è stata la prestazione, è stata la prima volta che si è sentita la mancanza di Lukaku. Poteva fare la differenza in che modo in quella partita? Secondo me è occasione la poteva gestire meglio, poteva dare più una mano rispetto a Zeko. È stata proprio la prima volta che si sente a mancanza, che gli manca proprio un attaccante che fa gol, perché Zeko c'ha l'età, Zeko non sta a altri ritmi, poi soprattutto con Lautaro che in questo periodo sta in pausa, in pratica non fa niente, e con quell'altro scappato di casa di Sanchez che dice sei bravo solamente a farti amico se sto rinchiuso dentro il coso, si mette a piangere quando sta in panchina. Esatto, si sente una mancanza del top player, si è sentita la mancanza del giocatore cardine su cui ti puoi affidare. Sì, come abbiamo detto, quindi tu dici, in pratica, come abbiamo detto nella puntata in cui era ospite Simone Toro Santucci, cioè che all'Inter mancava proprio il top player,
Quindi, nel senso, cioè, tutti giocatori buoni, buonissimi, però funzionali alla squadra, ma nessun top player a livello mondiale. Ecco, quindi Sì. Lukaku, che era il più top player di tutti quanti, tu dici, mancava un top player del suo calibro, però è giusto, cioè effettivamente poi queste partite te le risolvo anche i top player, perché guarda, tipo per esempio il Liverpool, comunque Salah non ha giocato una buona partita secondo me ieri sera, però comunque la firma ci ha messo lo stesso poi. Quindi alla fine la firma, il marchio, la zampata del top player, come voglio chiamare, ci ha messo lo stesso. Quindi alla fine quello che conta però, quello che conta purtroppo è il risultato. Quindi nel senso il turno te lo fa passare il risultato. Quindi all'Inter solo quello è mancato però. Se tu vai a vedere è mancato tanto, perché comunque la prestazione c'è stata, il risultato no, però alla fine, cioè solo con la pre è brutto da dire, perché comunque l'Inter ha fatto una prestazione assolutamente di livello, però è tornato a casa a mani vuote per ora. Poi giustamente quando va ad Anfield Se la gioca, dai. ci deve credere, perché comunque deve andarci col pensiero che è stata in grado di mettere in difficoltà il Liverpool e magari Anfield proverà a segnare. Però sicuramente potrà ripetere la prestazione. Secondo me l'Inter per la qualità che ha può addirittura fare meglio, però in queste partite sono partite molto difficili e quindi serve, diciamo, una prestazione che va oltre i limiti della squadra. E ogni tanto nel calcio può accadere, quindi mai dire mai, o comunque un'altra giornata storta al Liverpool difficile, perché comunque a San Siro allora, il Liverpool ha giocato male. Sia proprio perché non è riuscito a trovare le sue consuete trame di gioco, sia perché comunque, anzi, la maggior parte per i meriti dell'Inter ha giocato male. L'Inter è una delle poche squadre che è riuscita a far giocare male il Liverpool. Però, comunque, alla fine, queste squadre, anche nelle giornate no, sono capaci di, con delle zampate di giocatori forti, di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, ecco. Quindi che poi alla fine, prima del gol, l'aveva avuta anche il Liverpool qualche occasione, perché comunque il Sì, Liverpool è una vabbè, squadra che crea, normale. anche quando gioca crea, perché comunque ricordo il colpo di testa di Mané, se non sbaglio, fuori, lì ci andava molto vicino. Però comunque l'Inter per 75 minuti secondo me è stata alla pari, anzi forse anche una spanna sopra, soprattutto nei 20 minuti d'inizio del secondo tempo. Lì ha proprio assediato il Liverpool ed è lì che secondo me, a parte che doveva entrare il tiro di Çalhanoğlu, perché poi è stato anche sfortunato perché ha preso traversa, però nei 20 minuti d'inizio di secondo tempo in cui ha assediato il Liverpool, secondo me lì doveva fare qualcosa di più a livello di concretezza proprio. E quindi, cioè, nel senso, in porta ci arrivava poi. Di tiri in porta dell'Inter non ci sono stati, però è un po' strana è stata quella partita. Però comunque alla fine l'abbiamo analizzata. E poi in Champions però c'è cioè comunque ancora possibile. All'Inter adesso l'aiuta un po' il fatto che comunque c'è cioè della modifica dei criteri, quindi che non vale più doppio il gol in trasferta. Quindi cioè, pensate col regolamento che ci sta fino all'anno scorso. L'Inter aveva preso una mazzata quest'ora. Invece, comunque, adesso ha preso due gol. Ci può provare perché, allora, comunque, il gol in trasferta, diciamo, prima si diceva vale doppio perché acquisiva un'importanza maggiore. Adesso basta arrivare a parità di gol per andare ai supplementari. Quindi questa cosa è meglio o è peggio? Perché sta, diciamo, in tutte le coppe europee. Quindi è meglio o è peggio secondo voi? Farei partire Fabrizio su questo. Non lo so, cioè sinceramente non mi sono fatto un'idea chiara su sta cosa, perché da una parte è meglio, ma da una parte è peggio, non lo so, dipende da che punto di vista la guardi. Sul fatto che è meglio perché dà più possibilità di recuperare sicuramente, Ecco. però magari per le squadre è un po' peggio perché devono andare sempre a 3.000, capito? Sia se fai due gol fuori casa, se fai due gol fuori casa ormai non puoi stare più tranquillo che vai là, puoi fare pure una partita di contenimento, capito?
Invece devi andare sempre a 3.000 per la paura che ti possa rimontare, che devi fare i supplementari e poi ci sta il campionato e poi ci sta quello, perché ormai il calendario è lunghissimo, quindi secondo me, non lo so, è un 50-50, non è né meglio né peggio, dipende dalle situazioni, secondo me. Capisco. Allora, quindi un attimo, potrei diciamo avere darvi due punti di vista su cui poi andare a parlare. Ovvero, il primo è che comunque è un pro per quanto riguarda appunto questa nuova regola, ovvero che comunque, come diceva Fabrizio, dà più possibilità di recuperare ed è, diciamo, un po' più meritocratica, quindi, perché comunque basta, io l'ho visto proprio sulla mia pelle perché sono juventino per 2 anni di fila, cioè è successo, siamo stati eliminati per questo, comunque mi ricordo pure l'anno scorso col Porto, è più giusto perché comunque se una squadra fa gli stessi gol dell'altra, sì, ai supplementari, cioè se ci pensate come concetto alla fine è abbastanza meritocratica come cosa, che le due squadre hanno fatto lo stesso numero di gol nell'arco dei 180 minuti, quindi si decide ai supplementari e per questo è giusto. Però, e volevo arrivare anche al partitone, big match, Real Madrid-PSG, succede anche che magari in trasferta, piuttosto che cercare di fare gol, quindi va un po' in contrapposizione col fatto di andare sempre a 3.000 sia in trasferta che in casa. Perché? Perché comunque in trasferta adesso non c'è più l'assillo di fare gol perché vale doppio e perché si può ipotecare la qualificazione. Perché comunque il Real Madrid ha fatto più una partita di contenimento contro il Paris Saint-Germain. Vabbè, poi dipende dalla sicurezza della squadra. Però comunque, cioè, questo nel senso, se non fai gol fuori casa... Comunque poi hai la partita in casa, nel senso, non è una cosa che... Cioè, adesso... Sì, è anche un rischio. Infatti Real Madrid ha pagato il fatto di fare una partita di gestione. Nel senso, sostanzialmente Ancelotti ha detto, sì, vabbè, a me non me ne frega niente la partita del Parco dei Principi, venite in casa nostra e diciamo noi. Quello ha fatto capire. In pratica la giocata per giocare quella al Parco dei Principi, che lui è sicuro di vincere a Madrid. Ma è un po' rischioso però, perché cioè sinceramente il Paris Saint-Germain per quello che ha fatto vedere, allora io per me passerei a Madrid, nel senso, io già prima della partita dicevo che passerei a Madrid, perché comunque è una squadra che a livello di spogliatoio è messa meglio, il PSG tutte prime donne, tutti questi concetti qua, no? E secondo me effettivamente il Real Madrid anche se il PSG è favorito, però il Real Madrid secondo me gliela fa, diciamo, quindi ce la farà e può passare. Però dopo aver visto diciamo la partita dell'andata, a parte che il Real Madrid proprio sì, ha voluto giocare di contenimento, perché sennò è in grado di fare molto di più, lo sappiamo, infatti al Bernabeu sicuramente farà molto di più, però se faceva 0-0 era un conto. Ha preso il gol all'ultimo minuto, però all'ultimo respiro. Adesso è un altro conto, perché adesso il peso del bilancio pende a parte il PSG. Quindi il PSG fatico a pensare che anche con un allenatore come Pochettino, che non è il top dei top, però non è certo conosciuto per un gioco di contenimento, bensì offensivo. Fatico a pensare che il PSG con un allenatore come Pochettino si limiti a gestire come ha fatto il Real Madrid. Nel senso, quindi la partita sarà ancora più aperta. Per me il Real poteva fare di più, perché comunque ha tutte le carte in regola per fare di più. Allora, poi Ancelotti, allora, questo un po' caratterizza pure i grandi allenatori, secondo me. Va a toccare un punto che può essere, su cui posso essere contraddetto. Ovvero, per esempio, allenatori come Allegri, Ancelotti, questi qui, no? A seconda del tipo di partita, quindi della situazione della squadra e comunque del tipo di partita, se sei in casa, in trasferta, eccetera, la impostano. Quindi in quel caso Ancelotti ha deciso di impostare la partita più facendo una partita di contenimento, perché comunque il gol in trasferta non pesa più come prima. Quindi, cioè, poi sono scelte, perché comunque il Real Madrid poteva benissimo pensare di giocare, ma per come stava il Paris Saint-Germain,
se giocavi può essere ti scoprivi eccessivamente. Poi no, non si può dire così, ma non si va da nessuna parte. Comunque la partita è finita 1-0. Però tutto sommato, quello che penso io è che Real Madrid un po' di più poteva fare, perché comunque con quel centrocampo, cioè che ti ritrovi, perché c'ha Modric, Casemiro e Kroos, ce l'ha ancora, è lo stesso centrocampo da anni, che è uno dei centrocampi più forti, anzi, se non il centrocampo più forte, secondo me, sul panorama calcistico mondiale. Quindi fatemi sapere se siete dello stesso avviso, però secondo me è così, è proprio come organico di squadra, il Real Madrid è sempre una squadra importante. Cioè, pure dice, si è detto la mancanza di Ronaldo, però comunque c'è Vinicius, c'è Benzema, c'è comunque c'è buoni giocatori, forse secondo me la difesa è un po' da rivedere, però tutto sommato il Real Madrid ha un organico da fare invidia a molte squadre, quindi secondo me, quindi poteva fare un po' di più, però il ritorno sarà complicato per entrambe, sia per il Real Madrid perché comunque ha preso gol, Mbappé tra parentesi si è fatto un gol stellare, che al momento ditemi chi è in grado di fare un gol del genere a parte lui, Messi e forse Cristiano Ronaldo, nessuno credo, però comunque il Real Madrid è ancora in gara, senz'altro, perché al Bernabéu poi è un altro discorso. E infatti fatemi sapere voi cosa ne pensate. Quindi vai Alessio, dimmi te e poi Matteo. Allora, Come si può evolvere la situazione? Chi passa? Fate anche un pronostico personale. riguardo il miglior centrocampo d'Europa, sono d'accordo con te che è quello del Real per qualità e per esperienza. E Ecco. Ancelotti, secondo me, ha sbagliato a prescindere a impostarla sul contenimento perché comunque, secondo me, se te la giocavi a viso aperto potevi pure vincere al Parco dei Principi, secondo me, per la rosa che c'ha. Riguardo al fatto che magari 1-0 ti penalizza, non sono tanto d'accordo perché comunque se facevi 0-0, se facevi 1-0 al Bernabéu dovevi vincere comunque, quindi obiettivamente cambia poco. Sembra che comunque Sì, anche sono 0-0 dovevi sempre fare più di un gol del Barcellona, del PSG. E secondo me passa il Real perché al Bernabéu, non so, l'atmosfera comunque è molto calorosa, molto avvolgente, secondo me il Real ce la fa. c'era tutte le carte in regola, come abbiamo detto, Sempre quindi. se la gioca, io spero di sì, dai, anche per lo spettacolo in campo. Ma sicuramente in casa qualcosa in più farà, secondo me. Anche perché adesso è costretta a inseguire, come abbiamo detto. Per Quindi forza, per forza. può essere pure che il gol del Paris Saint-Germain, come dicevi tu, cioè li dà stimolo Magari. a Real Madrid, stimolo ulteriore. Tanto se facevi 0-0, dovevi per forza vincere comunque. 0-0 andavi supplementari, quindi. Sì, però magari rimaneva, cioè. No, comunque cambia perché alla fine l'andata l'hai persa, quindi anche l'asilo di inseguire può essere per certi versi positivo, per certi versi negativo, perché comunque può essere che ti mette fretta, può essere che diciamo tu volendo inseguire alla fine sbagli pure delle cose sempre per la fretta, poi è una serie di fattori, però sicuramente ci sta come punto di vista. Ma a te, tu invece che cosa ne pensi? Ah, cosa ne penso? Allora, sono d'accordo con Alessio col fatto che alla fine quel gol subito influisce, ma fino ad un certo punto. Comunque, non so, ormai il problema del PSG è soprattutto lo spogliatoio, se no potenzialmente avrebbe, secondo me, ok che il centrocampo del Real Madrid è uno tra i più forti, come hai detto tu, se non il più forte al mondo Ma attualmente, secondo me sì. però PSG avrebbe davvero la potenzialità di passare il turno davvero quasi tranquillamente, solo che davvero non c'è, si vede che purtroppo sono come si è visto, alla fine la partita è stata risolta da una giocata individuale di Mbappé. Non Ci se l'aspettava che un campione sì. potesse risolvere una partita del genere. Sì. Poi, come sappiamo, il PSG al ritorno sempre riesce a complicarsi la vita così, non c'ha dei bei precedenti e quindi
darei come favorito il Real per tanti punti di vista, che in casa, poi a, non lo so, Ancelotti, poi secondo me certe partite sa preparare meglio di chiunque altro, quindi davvero con tutto il rispetto per Pochettino, però davvero il Real c'ha quel qualcosa in più in queste occasioni, secondo me, che può far sì che possa passare il turno. Ma il confronto tra allenatori secondo me è proprio impari, nel senso Ancelotti per curriculum, per palmarès, per le esperienze, ma anche per l'esperienza proprio sua e per le esperienze che ha fatto nei club, come le ha fatte, sicuramente supera Pochettino. Vabbè, Pochettino poi ha ancora tanto da fare, però come tipo di come allenatore sicuramente Ancelotti è una spanna sopra, anche più di una spanna, quindi. E invece Fabrizio ha fatto un pronostico personale su chi passa, proprio diretto, secondo lui, penso, tra PSG e Real. Penso che alla fine, pure secondo me passa il Real, però darei quel 20% di possibilità pure al PSG, perché non lo so, Mbappé si potrebbe casare al Bernabeu. Già al Parco dei Principi ha fatto una partita sontuosa, cosa che, vabbè, volevo dire. E in campionato comunque Mbappé, vabbè, gioca, ma gioca per giocare, non è che, però sta partita ha fatto proprio in Mbappé, che non si vedeva da tanto tempo, secondo me. E quello che proprio ti risolve la, con un guizzo all'improvviso ti risolve la giocata, ti risolve la partita, e non lo so, secondo me al Bernabéu potrebbe essere una bella incognita, vabbè. Secondo me può darsi, anche perché l'anno prossimo diventerà il calciatore più pagato. Penso che passi il Real, perché di Ancelotti è così sicuro, mi fido di Ancelotti. Vediamo, sicuramente la qualificazione è apertissima e non ancora, diciamo, non ancora c'è un'ipoteca, quindi il PSG, nonostante abbia vinto 1-0 al Parco dei Principi, sicuramente non ha ipotecato la qualificazione, che rimane apertissima, come abbiamo detto. Comunque io l'ho detto, cioè, per me passa il Real Madrid, però è anche un'altra cosa che... potrei dare a favore pure del Real è quella di aver subito soltanto un gol al Parco dei Principi, perché alla fine, allora, quel gol mette avanti il PSG, non troppo avanti, però lo mette avanti. Se faceva più gol, là si iniziava proprio a complicare, perché poi il PSG è una buonissima squadra, come abbiamo detto, però adesso rimane tutto aperto, quindi occhio, perché sono due grandissime squadre, quindi possono passare sicuramente tutte e due, le carte in regola ce l'hanno tutte e due. Il Real Madrid sicuro in casa farà qualcosa di più, vuoi per l'atmosfera del Bernabéu, vuoi perché sta in casa, tutte cose, e comunque sono dalla parte del Real, però sicuramente il PSG adesso è avanti, quindi chi passa non si sa, rimane tutto apertissimo, quindi abbiamo analizzato anche il big match facendo questa digressione, ma importantissima, perché comunque diciamo, era il match della settimana. E la Lazio sta giocando, quindi aggiornatevi sui parziali, cosa sta facendo. 2-1 sta perdendo la Lazio, sta perdendo 2-1. Marcatori, la Lazio ha segnato Zaccagni il primo gol, sta a vincere 1-0 la Lazio, poi ha pareggiato Tony Martinez su assist di João Mario, dopo ha segnato sempre Tony Martinez su assist di João Mario, un'altra volta, quindi mi ha pareggiato l'Atalanta. Ha pareggiato gol di Jim City. Malinowski. Esatto. Malinowski. Si è svegliato, certo, fa contro di noi, però poi sicuramente adesso sta, a parte che si sveglia sempre contro la Juve, però scherzi a parte, è un grandissimo giocatore che ho sempre stimato. Adesso spero che si sia svegliato pure in altri ambiti, sia in ambito europeo, che si sia risvegliato definitivamente in campionato. Adesso voglio vedere se continua a fare gol, continua a fare assist. Malinowski è strano, che mezza stagione te la fa camminando, poi la seconda parte di stagione tira le bombe.
Ha deciso di tirare bombe proprio Un quando era po' l'Inter, così, vabbè. boh. Ok, comunque sì, ma proprio ha deciso un attimo di sganciare una bombetta alla Juventus, però va bene. Allora, tutto sommato, ci sta perché è un giocatore fortissimo, secondo me, per il mio. Che dovrebbe giocare sempre. Comunque, non capisco perché Malinowski non giochi sempre all'Atalanta. Sinceramente, poi ovviamente l'allenatore vede meglio, valuta meglio, sicuramente, perché allena il gruppo, gestisce un gruppo e tutto. Però, cioè, secondo me da un giocatore come Malinowski Atalanta un po' prescindere. Quindi, a parte la digressione anche su Malinowski, adesso passiamo da una coppa all'altra. Quindi adesso passiamo alla Coppa Italia e inizierei proprio da quello che prima era, diciamo, si sono rievocati i ricordi dell'impresa della Roma all'Olimpico Barcellona, da quello che però adesso è un tasto dolente. Per tutti voi tre qui presenti insieme a me, ovvero la sconfitta della Roma all'Olimpico per 2-0 contro l'Inter. Allora, siccome vabbè, prima siamo partiti da Fabrizio, adesso partiamo da Alessio. Analizziamo questa sconfitta. Sicuramente avrei visto la partita, anche Sì, perché sicuro, pure la vabbè, Coppa ovvio. Italia, e tu dici purtroppo hai visto la partita, però sì, l'hai vista, sicuro. E quindi Tutta. inizia ad analizzare la partita, a commentare e a vedere quali possono essere gli scenari futuri della Roma. Vai. Allora, innanzitutto la partita, dopo un minuto e mezzo, già siamo sotto 1-0, che manco una squadra provinciale può prendere gol dopo solamente 2 minuti, cioè, veramente, scandalosi. E dopo, ovviamente, la partita già era in discesa per l'Inter, ma la Roma non ha approcciato bene la partita, non è scesa proprio in campo, secondo me, cioè, lo spogliatoio, non lo so. Primi 15 minuti potevamo prendere pure 2-3 gol, secondo me. Dopo, piano piano, ci siamo un po' ripresi, ma la partita è stata proprio, cioè, scandalosa. Cioè, potevamo fare gol, ma secondo me più che per meriti nostri, per demeriti dell'Inter, che magari l'ha presa un po' sotto gamba un attimo e stava comunque sia, non lo so, era sicura di aver vinto. E ci abbiamo avuto un'occasione con Abraham, che è stata mezza casuale, che ha salvato D'Ambrosio, mi sembra. Col ginocchio, tipo, una roba del genere. Non ha preso Comunque, traversa Abram, o mi sbaglio? Abraham era fallo, mi sembra. Aveva fatto fallo a D'Ambrosio il secondo tempo, ha preso traversa, ma il gioco era fermo. Ah, il gioco era fermo. Ah, ok. Poi c'è stata l'occasione di Zaniolo, però in fuorigioco, quindi, che ha salvato sulla linea Skriniar, ma la Roma, cioè, Come atteggiamento dici? Tu hai detto approcciato male la partita. E che atteggiamento? Non è la prima volta, dice, analizza questo atteggiamento della Roma. la Perché Roma è, secondo te? a parte che la Roma è anomala, perché magari è capace di farti la partita della vita a Bergamo 4-1 e poi perdere 6-1 in Norvegia, quindi è molto anomala come squadra. Sicuro. Io alla fine penso che non ci sia tanto gruppo come dice Mourinho. Mourinho parla che di gruppo, di unità, ma io non la vedo. Io vedo proprio un gruppo contro Mourinho e che non lo segue, un gruppo a favore di Mourinho. Quindi vedo proprio, Addirittura. sì, vedo proprio il gioco. Purtroppo a volte giochiamo pure bene, per carità, tipo col Sassuolo, anche se magari il risultato è stato molto, molto penalizzante. Secondo me, col Sassuolo a livello di prestazione abbiamo dato, e con l'Inter invece manco quella. Quindi proprio terra bruciata, secondo me. Una partita dove, cioè, diciamo, noi avevamo detto nella puntata scorsa che magari Mourinho si poteva esaltare nelle coppe, quindi poteva Ma preparare bene queste partite, ma evidentemente si sono rivisti i problemi. Vuoi perché l'Inter è una corazzata, ma comunque l'approccio è stato anche quello sbagliato, nel senso, non c'è stato un approccio per poter affrontare una corazzata del genere. cioè Puoi lì anche alla fine, perdere, però almeno devi lottare, nel senso. cioè, l'approccio a San Siro alla fine non dipende dalla qualità dei giocatori, dipende proprio dalla mentalità, quindi va oltre, secondo Quindi analizziamo questa cosa, Fabri, che poi voi dentro al mondo Roma, quindi sapete sicuramente meglio di me, vivete la situazione
più di me. Quindi, Fabri, secondo te, cioè, diciamo, c'è qualche imputato proprio nella situazione della Roma? O comunque perché questi approcci sbagliati, questo fatto di essere altalenanti? Prova ad analizzare. Eppure la partita con l'Inter, fammi un po' spoiler sulla partita. Ma... La domanda degli imputati me l'hai fatta apposta perché lo sai già chi dico io. Beh, Sì. come non dire Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini? Come non dirli? Avanti. I due Vai. signori. Pellegrini inguardabile ogni partita. Azione di contropiede, qualche volta prima a fare ripartenza, arriva la palla a lui, si ferma il gioco. Ok, è già uno. Zaniolo non gioca con la squadra, gioca da solo. Prende palla, se ne va, poi sbaglia, gli arbitri gli fischiano, si incazza, si fa cacciare perché si è montato la testa, capito? Esatto. Cioè, Sì. e già si due fuori dovrebbero stare. Poi a boh, Mourinho sta a cacciare un po' di gente perché Veretout mo non rientra più nel Tutti, tutti. progetto. 20 milioni al Milan si parla già, quindi. Eppure Ah, Veretout se ne figuriamoci. va. Cristante pure lo sta a cacciare. Oh. Insomma, sa fa un po' un macello all'interno spogliatoio, sa divide, mischia, fa un macello Mourinho, secondo me. Sa un po' fa tutto a caso, perché cioè almeno quest'anno, per il primo anno, tu quelli c'hai di giocatori, non te li puoi mettere contro, capito? In qualche modo tu devi Sta cercare di facendo farli un po' il giocare. sergente di ferro, dici, e non In qualche modo dovrebbe. devi cercare di farli giocare, ovviamente. Siamo arrivati a giocare a San Siro contro l'Inter, stanchi molti perché giocano sempre gli stessi. Abraham, poverino, fa quello che può e a un certo punto sta sulla fascia, non sta a fare più la punta e lo fa rientrare in difesa e lo fa sta a centrocampo, gli fa tutto a quel poverino. E dopo non ci possiamo manco È lamentare che non fa vero, tanti gol è vero. perché poveraccio fa tutto. Beh, Ibañez gioca sempre, pure lui è arrivato a una certa, si va a rompere. Vabbè, poi Vabbè, a gli boh, infortuni chi caratterizzano la vostra storia proprio, cioè in generale. vabbè, mai. Gli infortuni Poi dei a boh, giocatori, quindi. poi a boh, chi abbiamo? Rui Patricio che fa la partita buona, poi fa la partita male, poi fa un'altra partita Papera col buona, poi un'altra Sassuolo, partita vabbè. male. Smalling che pure lui è altalenante. Mancini, che è l'unico che più o meno fa sempre lo stesso tipo di partita, ci prova più o meno a salvare sempre. Karsdorp, che ha finito a giocare, ha fatto la prima parte di stagione buona, ma ha finito a giocare. Non è più sui livelli di Bresu, eh. Maitland Niles, che è niente più di un rincalzo. Un buon giocatore, ma niente di più. Vigna, lasciamolo perdere. Ok, non analizziamo Vigna, quindi. No, No, comunque Vigna. Vigna, che l'ha voluto fortemente Mourinho, l'ha messo sul mercato mo a giugno, ho sentito. Non gioca Insieme a pallone, Shomuro, quindi. dopo. Un altro colpaccio dei nostri, capito? Un altro grande colpo, Shomuro, pagato 800 milioni a Genoa per uno che non sa manco come si gioca a Ma pallone. seriamente, cioè, quando l'avete pagato Shumuro, per curiosità, 18. 18, 18 milioni. figuriamoci. Per uno che non sa fa niente, Oh, vabbè, l'ha poi voluto Mourinho, poi dopo ha scoperto che non sa giocare. L'ha capito? scoperto dopo. Mo un'altra volta, via, assestate, un'altra volta dobbiamo rifare la squadra da zero, un'altra volta. Perché quando? Ma mo vuole pure Ronaldo, vuole Mourinho, quindi occhio. Immagino festa, vai. Ronaldo Ah, vabbè, sicuramente in queste condizioni. Sempre meglio averlo Ronaldo che non avercelo, perché magari qualche cosa troppo fa. Però come sta mo, Sì. sinceramente, non è che sto grande colpo. In queste condizioni ti volevo dire proprio un gran colpo, cioè secondo me Poi, che altro ci sta da dire la non Roma? sarebbe un gran gol. Che altro ci sta da Hai dire? Non perso sai le che parole. aspettarti ogni partita. Non sai che aspettarti ogni partita. Cioè, ormai parti già deluso, cioè. Sai che Già fa? sconfitto. Già sconfitto, cioè, non puoi stare, manco sai che giochi col Genoa, dici ah, puoi vincere, no, manco col Genoa vinci, capito? E quel fatto, cioè, io ho paura pure andare a giocare con la Salernitana, per esempio, con la Mai. Salernitana,
col Venezia. Il Venezia ci fa 4 per, secondo me. Io già lo vedo, che ti piace. Io già lo vedo. Ti può essere buono per Fantacalcio, fallo giocare quando gioca contro la Roma. Già con l'Hellas, tanto, secondo me con l'Hellas ci piamo un'altra scoppola, ci piamo domenica. L'Hellas sei un buon momento, eh? Occhio. Gianluca Caprari già l'andata ha fatto il fenomeno, mo al ritorno lo fa un'altra volta. Caprari l'ex, attenzione, sottolineo, quindi. Io boh, non c'ho nient'altro da dire a Roma, ho detto tutto. Questo è bene. Non ci siamo. Poi ci compromette pure la Conference League, ci compromette. Che per me dovrebbe essere vinta, nel senso la Roma è favorita, però se voi dite di no mi sbaglierò io su qualcosa. Dopo do la mia impressione da persona che non è all'interno del mondo Roma, ma in un altro mondo altrettanto difficile, non dico comunque difficile allo stesso modo, perché almeno diciamo qualche sofferenza ce la risparmiamo, però all'interno del mondo Juve comunque è un mondo a sé complicato. Così come quello della Roma, che non è affatto neanche facile. Invece adesso chiedo a Matteo un'analisi su quello che è il mondo Roma e sulla partita contro l'Inter. Vai. Allora, su quello che è il mondo Roma, innanzitutto io mi faccio una domanda e mi sorge spontanea: ma in tutto ciò la società dov'è? Ecco, però ok che la squadra a quanto pare sembra non seguire Mourinho, così, ma non vedo un pugno forte della società che si fa sentire, così, che si schiera, dice. Che si schiera, o almeno dà una sua visione, un qualcosa, così. Solitamente in un momento difficile si dovrebbe farsi sentire vicino, ecco, alla squadra, così. Non mi sembra che sia così. Purtroppo, non lo so, tutto sembra un momento davvero difficile, perché davvero va bene che non c'è il gioco, così, però almeno si vorrebbe vedere una squadra che combatte, che lotta, che prova con Mourinho, poi ci prova, nel senso. Con Mourinho, ecco, così. Invece nemmeno quello è preoccupante. Ormai, come abbiamo detto anche noi, quando iniziamo a vedere una partita a Roma si parte già sconfitti e ci si aspetta una delusione, ecco. Purtroppo e voglio dire, dopo la sconfitta di tanto tempo fa col Bodo Glimt del 6-1, ormai mi aspetto di tutto in peggio, intendo. Poi certo abbiamo avuto dei bei momenti come la vittoria all'Atalanta, però sono state solo delle meteore così momentanee, così. Perciò effettivamente. Perciò davvero è brutta. Spero che questa stagione finisca il prima possibile, si riesca a trovare una qualche soluzione, perché davvero vogliamo l'estate, le sofferenze se finisce prima. Finisce le sofferenze, perché davvero. Spero che non finiamo nella colonna a destra della classifica, dai, se no. No, dai, spero. Non credo. Cioè, fino a sto punto, non penso fino a questo punto. No. Boh, però vedendo, sai. Insomma, no, perché comunque allora, fino adesso la classifica, se non sbaglio, settimi a 40 punti la Roma, giusto? Quindi, settimi a 40 punti. Peggio della Lazio, e questo è una componente fondamentale per i romanisti, nel senso, fare meglio della Lazio è l'obiettivo di ogni stagione, credo, e comunque cioè l'obiettivo proprio minimo, perché però comunque la classifica alla fine rispecchia quello che è l'andamento della squadra, nel senso, da parere mio, da esterno, comunque io le partite della Roma le vedo, perché sono un estimatore di Mourinho,
reputo che sia un grande allenatore, pur essendo Juventino, cioè secondo me non scinde il fatto che se uno è juventino non sia Mourinho, pure questo è un altro discorso, nel senso io lo stimo perché è un vincente, un grande allenatore che ha vinto, il palmarès è della sua. Però comunque tornando al discorso della Roma, la classifica rispecchia chiaramente, perché comunque è una squadra che è altalenante, come avete detto voi, incostante, che vabbè, la stessa cosa, senza un carattere, che spesso approccia male le partite o ci vuole, diciamo, qualche botta, qualche colpo per svegliarla e per farla entrare in partita da altre squadre, e questo è sinonimo di una grande mancanza di carattere in generale, secondo me, proprio all'interno della squadra. Carattere su cui mi stupisce questo fatto, che comunque allora Mourinho è un allenatore che, diciamo, prima ancora del gioco, perché non è certo ricordato per il bel gioco delle sue squadre, comunque, prima del gioco lavora sul carattere, lavora sulla testa dei giocatori. Quindi evidentemente ha trovato molto pane per i suoi denti e non l'ha mangiato ancora tutto, perché comunque ci deve ancora martellare su questo aspetto. Quindi prima dell'aspetto tecnico-tattico, secondo me, è l'aspetto caratteriale, e non ancora trova la quadra lì, quindi figuriamoci sull'aspetto tecnico, secondo me. Ed è un maestro, perché comunque nell'entrare nella testa dei giocatori, lo sappiamo, perché la sua carriera parla per sé. Poi, altra cosa, secondo me a Mourinho vanno dati 2-3 anni di tempo, perché comunque Roma è una piazza difficile, che di tempo non te ne dà, perché voi, vabbè, lo sapete meglio di me, però comunque Roma non è una piazzetta da tempo, è una piazza piena di pressioni, lui sono preso perché è abituato a gestire le pressioni, però ha bisogno di tempo. Solo che, come diceva Fabrizio, se adesso vuole già fare il sergente di ferro e quindi vuole smantellare la squadra, quindi l'anno prossimo si fa altra squadra a zero, e quindi si riprendono altri giocatori pur che vanno a sostituire i giocatori dei ruoli, appunto, dove ci sono giocatori che vanno fatti partire, comunque si vanno a prendere altri giocatori, comunque devi lavorare per inserire gli altri giocatori nel gruppo, e già questo è un lavoro che richiede tempo, e se a fine stagione, io mi auguro per la Roma, riesce a trovare una mezza quadratura, comunque già dall'anno prossimo riparti non dico da zero, però ancora con molto lavoro da fare, nel senso con più lavoro di quello che dovresti fare, quindi nel senso un anno ci metti per capirci qualcosa, il secondo anno è un anno di miglioramento continuo, il terzo, diciamo, è quello step, cioè secondo me 2-3 anni di tempo gli vanno dati, però questo sicuramente allunga il processo di miglioramento, il fatto che viene smantellata la squadra e rifatta, in un ipotetico caso, appunto, in cui la squadra verrà smantellata, come diceva Fabrizio. Poi altro punto, io invece non sono d'accordo sul fatto che comunque il contributo della società non c'è, perché tutto sommato, anche se non, effettivamente non si è schierata in maniera netta, perché comunque sì, ci può essere un gruppo dalla parte di Mourinho, come diceva Alessio, un gruppo che invece non lo segue, infatti secondo me una delle cose che spiega proprio il momento della Roma, la situazione generale della Roma, è che Mourinho non è molto seguito. Nel senso, alcuni giocatori sono così presuntuosi da non seguire un allenatore che ha vinto tutto nella sua carriera. Quindi per me Mourinho è un allenatore che va seguito a priori. La società, il contributo comunque ha cercato di darlo, perché ha acquistato il mercato estivo, giocatori comunque chiesti all'allenatore, che poi non si sono rivelati buoni, però se un giocatore non è buono, nel senso, dopo la società prende, poi lo valuta il miglior giudice al mondo, che è il campo. Quindi ha preso comunque un rincalzo che serviva, che era Maitland Niles, nel mercato di gennaio, ha fatto il colpo Sergio Oliveira, che comunque ha dato un senso al centrocampo, perché Sergio Oliveira almeno, cioè, è un giocatore di personalità, che è capace con la palla al piede, sa giocare con la palla al piede, e secondo me è un grande giocatore, quindi oltre che poi bravo sui calci piazza eccetera, ma poi ha un grande carattere, una grande personalità, anche dettato dal fatto che è portoghese eccetera, quindi a Mourinho, diciamo, lo segue, quindi la società almeno economicamente appoggia, secondo me,
appoggia il progetto. Ma economicamente ci siamo, ma boh, può essere pure che la società l'ha messo già in conto che quest'anno andava così, che Mourinho già aveva spiegato. Non lo so, però non puoi prendere, mo, ci vuole quando la prima puntata, quando Scacchia disse che è Sì. arrivato, ha fatto tutto, poi ha creato pure scompiglio all'interno dello spogliatoio. Anche può darsi. Non si Ma può, non si può. un po' si è messo lui contro la squadra col fatto di dire nelle interviste che i giocatori non sono buoni, che comunque sia la panchina non ce l'abbiamo, quando magari l'anno scorso con la panchina che avevamo siamo arrivati in semifinale di Europa League, tipo Mayoral, Villar, giocatori che sono fatti esclusi a priori, quindi comunque tu vai a destabilizzare un po' il gruppo. Tipo Gonzalo Sì. Villar, l'avevo detto nella prima puntata, perché è stato escluso? Cioè, Gonzalo Villar secondo me è un centrocampista eccellente. Ma soprattutto Borja Mayoral. Borja L'anno scorso ha Mayoral. dato doppia cifra in campionato e 17 stagionali, comunque non sono pochi. Per uno che magari era snobbato dal Real. Certo, nel senso, è andato in una squadra come la Roma, che comunque è una squadra di un certo blasone, comunque l'anno scorso ha ben figurato. Nel senso, quest'anno, anche se Borja Mayoral personalmente è un giocatore che mi piace tantissimo, però l'anno scorso comunque ha Ha reso, ha dimostrato che reso. quest'anno si poteva giocare le sue carte, e gli andava data almeno qualche chance, secondo me, gli andava data qualche chance in più. Però io dico, concludo anche il discorso un po' che inizio a fare prima, comunque il contributo economico da parte della società, secondo me finora c'è stato, Sì, certo. per quanto L'economico c'è. riguarda poi il mercato, la squadra, una squadra comunque decente, perché secondo me comunque la Roma, cioè, prendendo i giocatori singolarmente è una buona squadra, e quindi il contributo economico c'è stato, è proprio un... Si deve lavorare. Mourinho, secondo me, deve ancora capire come, cioè, deve ancora lavorare di più sul carattere. Perché poi nelle interviste, anche se è crudo, magari, cioè molto diretto, molto schietto, quando in realtà davanti alla stampa si dovrebbe cercare di difendere anche davanti all'evidenza del gruppo. Però lo capisco, perché comunque effettivamente lui vuole tot dalla squadra, cioè vuole che la squadra sia più cattiva, abbia più carattere, però la squadra non gli sta rispondendo. Cioè, da dirlo davanti alla stampa, magari può essere per alcuni no, ma per alcuni sì, può essere un determinato stimolo, perché ha ragione. Cioè, effettivamente, quando dice sono giocatori senza palle, passare in termini, però sono parole sue. Effettivamente, le partite lo stanno dimostrando. Quindi, perché per esempio l'approccio con l'Inter, la partita con l'Inter, che non l'ho ancora analizzata quella, però io personalmente, però quella secondo me, come aggancio a queste parole, perché le ha dette proprio nel post partita, per dire che effettivamente la Roma attualmente è una squadra senza palle. Quindi, Però no, lo non dico risolve chiaro. il problema. Che In che senso? se tu dici una cosa del genere, sia per i giocatori che c'hai che per la piazza, diventa tutto una bomba. Cioè, tu dici, la nostra squadra non già le palle, non già abbiamo magari un Ronaldo, uno che magari entra in campo e dimostra il contrario. Cioè, abbiamo ragazzetti, non è che abbiamo. E quindi è un problema, anche la piazza, quando tu dici una cosa a Roma è diversa se la dici magari a San Siro, totalmente diversa. A Roma la stampa, i tifosi, è proprio molto cruda. Asfissiante. Non puoi dire certe cose secondo me a Roma poi. Sì, però nel senso, se non si arriva con la tecnica, quantomeno, cioè secondo me, prima della tecnica, che è quello poi su cui sta lavorando Bruno Allegri alla Juve, prima della tecnica, cioè bisogna lavorare sul carattere, su altri aspetti, proprio sulla cattiveria agonistica, su questi aspetti qua, perché se non c'è quello, come pretendi di lavorare sulla tecnica? Perché poi per il lavoro tecnico, diciamo, per lavorare bene sulla tecnica, innanzitutto, cioè, serve una buona predisposizione da parte della squadra e Che gestire non un c'è, intero che non gruppo c'è. di giocatori. Non c'è, attualmente non c'è, questo che dico, gestire un intero gruppo di giocatori di cui una fetta, credo una buona fetta, non ti segue, è molto complicato. Cioè, è un bel lavoro quello che deve fare Mourinho, un lavoro molto Vabbè, ma complicato.
Sì, vabbè, ma all'interno della Roma ci stanno giocatori che già non ci andavano d'accordo con Mourinho. Smalling, sì. Mkhitaryan. Sì, quindi, già nei trascorsi. Sì, no? Poi, boh, tipo gente come Carles Perez non la fa mai giocare. Oppure se state, si è tolto un der senza motivo. Siamo tolti un der per un motivo, a me è sconosciuto. Esatto, a noi Under ci ha sempre dato una mano, ma tranne l'ultimo periodo con Fonseca, perché magari non si trovava, però Under per me è sempre stato un ottimo giocatore che ci dava una mano, però poi El Shaarawy che purtroppo c'ha sempre problemi, mo si è fatto male un'altra volta. Poi la panchina, tu hai detto che volevi puntare sui giovani, abbiate elogiato Arbo, abbiato, poi ti fa una partita male, non lo fai giocare più. Diavara che era un fabbro già si sapeva, quindi non è che ti potevi aspettare tanto. E poi, sì, boh, sì. Poi a livello difensivo fai giocare Kumbulla che è Kumbulla, niente di più, quindi non è che si può aspettare, non è che puoi aspettare di che altri. Esatto. Poi, cioè proprio ci ha avuto delle, secondo me è arrivato con delle aspettative troppo alte che non sono state rispettate, perché poi lui si aspettava pure, per esempio di Abraham, secondo me si aspettava che proprio aveva un impatto decisivo sulla squadra, che arrivava, faceva 800 gol, fa quello che può. Sì, ma è giovane, stata solo, esatto, stata solo, chi può fa-? Cioè lui sta tutte le parti del campo, cioè lo vedi in difesa, riparte, sta troppe parti. Bravo, lui è sempre quello che ci mette tutto, capito? È uno dei pochi, non ti puoi affidare a Zaniolo che non sta fermo in mezzo al campo, ti puoi affidare a Zaniolo, capito? Punta pure troppo su Zaniolo, che ormai quello si è montato la testa, è già diventato un ex giocatore Zaniolo, se ne è andato da Roma, Zaniolo se ne deve andare, non è più l'ambiente per lui. Opinione più che rispettabile, cioè nel senso sicuramente non sta rendendo come dovrebbe, quindi ma molti giocatori non stanno rendendo proprio rispetto all'anno scorso, anche Veretout è calato, sì, molto, sì. Eppure gioca, nel senso, quindi, cioè io dico, allora, Under, come diceva prima Fabrizio, per me non andava ceduto, perché comunque non andava ceduto, perché andava completato il suo percorso di crescita, nel senso, perché Under è un giocatore che effettivamente giocava un po' con la testa bassa, questo per dire che doveva migliorare nella presa di decisione, soprattutto negli ultimi 20-30 metri di campo, quelli dove poi si fa gol, però comunque... Cioè, qualità è promettente, è un giocatore che sicuramente la giocata si inventava, cioè cross, sì, no, con Kasdorp non mette un cross azzeccato al 400 Kasdorp, esatto, un periodo non facile per lui, cioè Under comunque accelerava almeno, cioè nel senso dava velocità al gioco. Poi non sono d'accordo che tu prima, hai detto Pellegrini. Allora Zaniolo ci può stare, cioè Pellegrini, vabbè, nel senso non ti piace, sì, sicuramente c'è i suoi difetti, ma però magari no, allora, ma che fa? La della squadra, che fa? Tira bene le punizioni, che fa? È l'unico giocatore che ha valorizzato Mourinho, secondo me. Perché comunque ha dato qualcosa di più capace di fare gol, perché allora Pellegrini sì che è un po' lento come gioco, sono d'accordo, sì, cioè sì, macchinoso, sì. Perché comunque se tu vai a fare una ripartenza e gli dai la palla rientra tutta la squadra pressa, e va bene, cioè su questo concordo con te, sì. Però comunque nei piedi la qualità ce l'ha, perché comunque senza diviso. Ho capito. E poi che fa? Il 99% delle volte sbaglia il passaggio finale, perché tira invece di passare, quando deve tirare passa. Fabri, però qualche partita senza di lui si è visto, cioè nel senso. È stato fuori... Ho capito, ma se uno dei pochi che c'ha qualità è ovvio che si sente. Però è lento, è macchinoso e tutto quanto, però. No, farà differenza, è un altro step, però no, comunque no. Almeno
la qualità la dà, nel senso, secondo me la dà un po' di qualità, e anzi, è uno dei pochi che dà qualità alla Roma, cioè, per quanta qualità può avere la Roma, però secondo me. Vabbè, ha fatto un grande periodo, poi si è fermato un'altra volta. Ha fatto il grande periodo di vabbè, forma certo, e poi si è è fermato vero. un'altra volta. Questo è anche L'altro vero, giorno questo è quando anche vero. L'incostanza poi. ci affidavamo a lui e lui non, ha sempre tradito ai momenti che ci serviva. Mi ricordo bene uno a mio favore, per esempio. Quindi su quattro partite, via 4-3 per la Juve, effettivamente vi ha tradito nel momento decisivo. Però Capito. comunque l'incostanza, diciamo, è la somma, secondo me, e se la possiamo vedere così, l'incostanza della Roma è la Raffaggio. somma dell'incostanza di tutti i singoli giocatori della Roma, quindi l'incostanza della squadra proprio. Comunque, bene o male, quasi tutti sono incostanti. Mo abbiamo detto sì, Pellegrini effettivamente c'ha qualità, però è incostante pure lui. Quindi, nel senso. Zaniolo pure incostante. Ah, allora, l'unico che, anche se non riesce in alcune partite a esprimersi, a fare il meglio, che però comunque approccia sempre bene la partita, come abbiamo detto, è Abram. Il resto, cioè, che comunque Abram ci mette il cuore, ci mette la voglia, anche se non gli esce Abraham, tutto, pure comunque la da tutte partita scandalosa con le parti del campo. l'Inter, che Sì, lui ha fatto all'Inter. l'azione che si è mangiato Zaniolo il gol, quindi Sì, ma lui sì, qualcosa ha provato a fare. Poi, però, uno solo che ci approccia bene. Cioè, prima di tutto è importante l'approccio. Poi, tipo, può essere pure una giornata che non ti riesce niente, però almeno vabbè, sì. l'approccio è sempre quello buono. Era un componente fondamentale. È l'unico che Invece, cioè. segue Mourinho. Bravo, no, l'unico forse no, però comunque è a testa, l'unico evidente che segue pro Mourinho, secondo me. Perché l'ha voluto Mourinho, poi gli è riconoscente pure per questo, perché comunque Mourinho pure la Sì, porta, sì, sì. per quanto lo ha voluto, ce Ma lo sta forse meglio, ripagando un po' voluto. della fiducia, perlomeno singolarmente. E poi a livello di squadra abbiamo ben analizzato il fatto di, cioè, come è Sì. andata. Quindi, grande parentesi Roma. Adesso spostiamoci sulle altre partite che sono andate in scena in Coppa Italia. Quindi ci sono, allora, Juve Sassuolo, Inter Milan, e quindi, no, Inter Milan, scusa, che ho detto, ah no, Inter Roma, abbiamo analizzato, vabbè, lascia perdere. Allora ci sta Juve Sassuolo, Grazie Milan. Lazio Milan, vabbè, mi sto confondendo, Atalanta Fiorentina, ok, ce l'ho fatta. Allora, partiamo da Lazio Milan, che penso che sia facile da analizzare come partita. Quindi faccio iniziare Matteo. Non c'è molto da dire sul Lazio Milan, nel senso che è stata una partita abbastanza, come si vede pure al risultato, molto a senso unico. Come ci Quindi, sono partendo diciamo, da questo. romanista sono molto felice, non posso negarlo. Però, davvero, purtroppo, diciamo, non è stata una partita, come può dire, bella Combattuta. da vedere, ecco, perché quando non c'è una partita combattuta, secondo me, non è mai bella da vedere obiettivamente. Poi, ovvio, per chi ha vinto può essere una bella partita, ma se no, sì, complimenti al Milan, però secondo me molti demeriti sono della Lazio, ecco, che Sicuro, gli questo è ha sicuro, che aiutato perde 4-0. notevolmente, ecco, perciò. Sinceramente, credo che comunque il Milan sia superiore, però non così. Voglio dire, davvero non lo so. Non so cosa sia successo alla Lazio per diciamo, non rende proprio. Non lo so. L'altra squadra Proprio incostante, la un'altra Lazio. squadra. Sì, un'altra squadra in cosa. Sembra un'altra squadra rispetto a, non so, già ad Infatti altre sta fa più o meno lo partite. stesso campionato della Roma, cioè, nel senso. Sì, solo che, vabbè, male come noi è difficile, però, certo,
Però Almeno i big match sì, anche sì, ogni tanto con l'Inter hanno vinto, sì. sì, perciò sì, anche per loro, diciamo, è una partita da dimenticare. Questa è una partita da dimenticare. Certamente adesso si devono giocare tutto su due fronti, sul campionato e in Europa. Diciamo, da una parte magari si tolgono un impegno come può essere la Coppa Italia e comunque ci può togliere energia e concentrarsi più sul campionato e sull'Europa, anche se non la vedo facile, ecco, però può essere anche Vediamo. si può vedere pure una cosa positiva da quel che è successo di negativo, ecco, diciamo, almeno poter sfruttare di più, magari specialmente nell'ultima fase di campionato, un po' più di freschezza, ecco, però Può non c'è darsi, molto però. da dire, ecco. Non credo che aiuti molto, però questa Perché può essere comunque. l'unica cosa positiva che si potrebbe vedere. Esatto, che comunque dal punto di vista tecnico, nel senso è lì che ci sono le defiance della Lazio, Sì, quindi più che c'è la perciò. freschezza, risolvi un po' la freschezza dal punto di vista tecnico, lasciamo perdere. Sì, Quindi perciò, perciò. vai, faccio parlare gli altri due, vai Fabrico Lazio Milan e Milan No, Lazio, comunque meglio. volevo dire che alla fine l'Atalanta ha vinto. Doppietta. 2-1. Doppietta di Jim City. Il gol del primo ass e l'assist del primo Ma gol stai l'ha fatto scherzando, veramente, Koopmeiners. doppietta di Jim City. Sì. No, L'assist del primo gol l'ha fatto vero. Koopmeiners. Koopmeiners, altro giocatore se in forma. No, pure la partita con la Juve si è visto, sottolineo. Quindi. Grande giocatore, io dicevo inizio anno, tutti a prendermi per il culo, invece, visto. No, vabbò, dai, va. Non pensavo così, però un buon giocatore, sì, dai. La Lazio è stata umiliata dal Porto, ha vinto 2-1, però c'è una piccola differenza, che il Porto gli ha fatto 21 tiri, tipo 20 in porta, una roba del genere. Bene, sarebbe un cavolo Un comunque. miracolo solo 2-1. Capito? Ancora è È un miracolo aperta. che se la può ancora giocare la Lazio, capito? Esatto. È uscita bene dal Dragao. E vabbè, quanto riguarda la Lazio in Coppa Italia, non ci aveva voglia di giocare con la Sarri, già l'aveva detto. È una competizione Intervista. antisportiva perché non si sa dove fanno i Sì. sorteggi, chi decide le cose. In pratica ha detto: Ma poi che discorsi usciamo. sono, scusami. Boh, Cioè. in poche parole ha detto usciamo perché ho la rosa corta, non posso giocare tutte queste competizioni, non ce la faccio, punto. E non c'ho Il giocatori di qualità. calendario. È vero, però purtroppo cioè, è vero, ma io mi dico, ma un allenatore come Sarri, che è un professionista, ma perché fa questi discorsi durante le conferenze stampa? È Cioè, ma tu come matto. puoi dire cose del genere? Ma vuol dire che c'è qualche rotella fuori posto, secondo me, cioè, perché se no. Può già andare alla Lazio. Bravo, già quello. Però, sinceramente, non puoi fare certi discorsi. Non si sa dove fanno i sorteggi. Ma te che ne sai? Pensa a analizzare la Ma partita so 100 anni che è tecnicamente. così poi. Vabbè, ma Esatto. sì, ma cioè, nel senso, non va, ma pure quando stavo a Napoli lo scudetto abbiamo perso in albergo. Ma vatti, cioè, ma nel senso, come fai a dire certe cose in conferenza? Dice, ma il calendario, ma la Juve gioca dopo, però. Ma, per piacere, ma analizza la partita tecnicamente e non scassare su queste cose. Cioè, io non so cose che ti competono. Il calendario fa la Lega, i sorteggi li fa la Lega, cioè comunque li fanno altri, non certo li fai tu. Quindi tu lavora su quello che ti compete, quindi sul gruppo squadra. Cioè, questo penso io. Vai, Ale, vai su La Milan-Lazio. Lazio, vabbè, sono d'accordo con quello che ha detto Fabrizio. Già Sarri era partito, aveva fatto capire l'intenzione di come giocarsi la Coppa Italia, alla fine non ha giocato, ecco. Ci è andato solo per formalità, perché Partita doveva facile da andarci. analizzare, cioè sono partito da Sì, questa. proprio semplice. Sì, perché comunque il Milan, vabbè, non è una novità che anche il Milan è una corazzata. La Lazio è stata demolita perché comunque ci è andata con quello Non ha spirito giocato.
ed è una squadra che comunque ha molte lacune a livello tecnico, soprattutto a livello difensivo. E poi mettici che neanche c'è stato l'approccio, e quindi tutti gli ingredienti per una goleada effettivamente si è verificata. Quindi così, e pensavo pure che potesse essere una partita più aperta, però poi per sentire le dichiarazioni di Sarri, beh, vedere come ha giocato la Lazio, dopo capisci tutto. Capisci tutto. Esatto, quindi. Poi c'è stata Atalanta-Fiorentina, bella partita, quindi in casa dell'Atalanta, dove la Fiorentina ha vinto, nonostante fosse in 10, è riuscito a fare il gol del 3-2 con Milenkovic, un altro bel gol. Questa è una grande oltre vittoria. La Fiorentina si è aggiudicata la semifinale e adesso si gioca concretamente la Coppa Italia. Quindi adesso, prima ho fatto partire Matteo, faccio un giro al contrario. Vai Alessio. Allora, secondo me è stata una partita emozionante perché hanno giocato entrambi a viso aperto. Poi, secondo me, la partita è stata decisa da un episodio al 90esimo che è andato a favore della Fiorentina, come se dopo l'espulsione di Martinez quarta tendesse l'ago, cioè l'ago della bilancia. Che ne so, episodio a sfavore della Fiorentina, poi l'Eurogol di Milenkovic che era entrato proprio per l'espulsione di Martinez quarta in difesa, che la risolda. Quindi è stata una partita per la Fiorentina molto commovente, secondo me, perché proprio con il cuore l'ha vinta la partita. Con il cuore, aggiungerei io, con la mentalità che imprime Vincenzo Italiano, perché comunque esatto, uno che le partite se le vuole giocare fino alla fine, e secondo me sotto questo punto di vista, come sotto il punto di vista tecnico, è un grande. Italiano è un allenatore che veramente dopo la Fiorentina, secondo me, farà esperienze in squadre anche più grandi. Lo merita, perché è un grande allenatore veramente. Ha tutta la mia stima e penso che abbia la stima di tutti gli appassionati di calcio seri. Poi a qualcuno può anche non piacere, ma la vedo difficile. Penso Italiano piaccia, ma si merita questa stima. Vai Fabri. Io spero che la Fiorentina alza la Coppa Italia. Ma sarebbe bello. No, assolutamente, guarda, sono contento per la Fiorentina, una squadra che mi è stata sempre simpatica, come ho detto l'altra volta. A me la Fiorentina è una squadra che mi è stata sempre simpatica, pure quando ci ha fatto 6-1, 7-1, per carità. In Coppa Italia. Spero che la alza, perché se lo merita Italiano, se lo merita proprio la squadra della Fiorentina, Firenze, per tutte le disavventure che ha visto. No? Vorremmo con Vlahovic negli ultimi anni, esatto, sì. Se lo meriterebbe di alzare un trofeo, sinceramente. Io spero che riesca a vincere. Ma sarebbe una bella sorpresa per il calcio, un bello spot, quindi sì, sempre per lo sport e per il calcio. E guarda, io sinceramente mi farebbe piacere, però poi allo stesso tempo vedo che la fare la semifinale contro la Juve, quindi dico no. Però no. Comunque sì, alla fine come spot del calcio sarebbe bello, solo che ovviamente spero che vinca la Juve, però se vincesse la Fiorentina non mi dispiacerebbe. Vai Matteo. Allora, sulla partita, ovvio la Fiorentina, sì, complimenti, però secondo me specialmente per gli ultimi minuti ha molto da recriminare l'Atalanta, perché ha sprecato tanto e poi ha subito, diciamo, l'episodio del gol di Milenkovic, e comunque c'ha molto da recriminare. Diciamo, la Coppa Italia comunque è una competizione secondo me su cui l'Atalanta ci puntava molto, e quindi è un brutto colpo. Ovviamente complimenti a Fiorentina, però l'Atalanta ha le sue colpe, ecco. E purtroppo, secondo me non è stata dura da digerire. Certo, oggi hanno vinto, però potevano gestirla meglio, ecco, poteva gestirla sicuramente meglio. Diciamo, non sono rimasto un po' deluso, perché nel finale potevano metterla davvero in modo diverso, perlomeno andare supplementari, ecco, però hanno sprecato tanto. Poteva fare qualcosa in finale. Più nella gestione, ecco, sì, della partita. Perciò c'è molto da recriminare, ecco.
Sì, sicuramente. È stata una bellissima partita, come abbiamo detto, dove le due squadre si sono giocate fino alla fine. L'Atalanta, ovviamente, ha peccato, a parte che è un periodo difficile per l'Atalanta, però ha peccato dal punto di vista della gestione, perché comunque contro una squadra in 10 non puoi prendere gol, nel senso, quantomeno arrivare supplementari. Sicuramente una squadra in 10 è più stanca, magari corre di più quando gestisci la palla, quindi. Anche cioè, se arrivi supplementari, poi il vantaggio è tuo. Comunque l'Atalanta poteva gestire molto meglio la partita, eppure ha preso il gol. Anche se il gol è stato bello, però doveva gestirla meglio, quantomeno poteva, secondo me, assediare un po' di più la porta fiorentina, insidiare proprio di più la Fiorentina. Però premio va dato al carattere della Fiorentina, come ho detto prima, che sicuramente qui c'è la mano di Vincenzo Italiano che si vede. Quindi cioè, è un grande allenatore, come abbiamo detto. E adesso analizziamo l'ultimo quarto di Coppa Italia, poi facciamo un breve pronostico, perché abbiamo fatto anche un post sulla nostra page. Qualcuno sui commenti ha risposto, nei commenti ha risposto su chi vince, appunto su chi vincerà la Coppa Italia. Fabrizio il pronostico già ha detto, e per lui vince la Fiorentina, spera che la vinca la Fiorentina. Dopo facciamo un pronostico sulla volata delle semifinali e sull'eventuale finale e tutto quanto. Comunque, un pronostico generale e diciamo anche il nostro vincitore. E adesso, però, analizziamo intanto l'ultima partita che c'è stata, quindi quella tra Juventus e Sassuolo. Partirei io, perché comunque sono tifoso juventino, come avrete capito, anche, come avrete capito, come sapete. Vabbè, dico che. Sicuramente anche noi dal punto di vista della gestione abbiamo fatto il massimo, perché una volta che tu comunque parti con un gol di vantaggio, nel senso che se l'hai fatto anche subito il gol di vantaggio, nel momento in cui vai in vantaggio poi abbassi il baricentro già dal primo tempo e quindi ti vai già a chiudere in area di rigore, nel senso perché comunque poi il Sassuolo nella partita è stata altalenante, perché comunque ha fatto un buon primo tempo dove ha schiacciato la Juventus, l'ha tenuta dietro, cioè poi nel secondo tempo la Juventus è venuta fuori, perché giustamente guardando anche il pareggio, guardando la voglia di evitare appunto i supplementari per risparmiare energie, perché la Juventus ha più impegni su più fronti, alla fine la Juventus è venuta fuori, quindi diciamo che è stata una partita equilibrata. È proprio questo che fa notizia, il fatto che sia una partita equilibrata, cioè non può essere una partita equilibrata secondo me tra Juve e Sassuolo. Tra Juve e Sassuolo deve essere una partita in cui la Juve fa la partita e Sassuolo aspetta o comunque cerca di giocare in ripartenza. Invece la Juve al momento non è capace di fare la partita, perché comunque gli manca qualcosa a livello sia di centrocampo proprio che di qualità della rosa, quindi non ancora Allegri non ancora ci può arrivare, cioè ci sta lavorando, ma sarà un bel lavoro da fare, perché prima si deve lavorare su altri aspetti, quindi è molto difficile lavorare, perché la Juve oramai non fa la partita da tempo, cioè ha smesso di dominare, di fare la partita, quindi deve ritrovare un po' questa cosa di, appunto, come ho detto, di dominare l'avversario. E ci sono ancora appunto molti aspetti su cui lavorare su questo, e si è visto col Sassuolo, perché poi anche il fatto di cioè che funzioni meglio con lo stimolo, nel senso se la squadra ti pareggia, dopo tu ritorni a giocare, no, la partita va giocata per 90 minuti, sì che i giocatori nel senso non sono macchine, eccetera, però se tu stavi giocando in un certo modo quando hai fatto gol, perché Perché ti fermi? giocare in modo diverso, nel senso tu hai fatto gol, non puoi pretendere di difenderti contro una squadra che gioca bene al calcio, perché il Sassuolo gioca bene al calcio. Non ti puoi permettere di Di chiuderti, perché abbassarti. poi, esatto, di abbassarti così contro una squadra che gioca in quel modo, perché il Sassuolo sa giocare a calcio, e poi questo lo paghi, perché un conto è resistere per, che ne so, tu stai vincendo 1-0 a 20 minuti dalla fine, 20 minuti ti abbassi un po' il baricentro e resisti. Un conto invece è voler resistere, questo è il problema. Dal Tutta momento in partita. cui ha fatto gol, quindi in pratica da inizio partita, fino alla fine della partita, con un 1-0 contro una squadra che gioca bene a calcio e ti chiude là dietro. Ma non è che ti chiude là dietro, cioè il Sassuolo ha giocato bene, per amor di Dio, però non è che ti ha chiuso là dietro Ma tu sei stanco. prevalentemente per meriti suoi, ma perché tu hai abbassato il baricentro. Quindi,
analisi tecnica, cioè, però a prescindere da questo, comunque alla fine è stata una vittoria voluta, è riuscita nel suo intento la Juve a evitare i supplementari. E il fatto che manca qualcosa proprio alla squadra in generale lo si vede anche dal fatto che la partita è stata risolta da una giocata individuale di Vlahovic, perché comunque l'ha risolta lui, nel senso, ha fatto quella progressione. Poi ovviamente il difensore del Sassuolo è ingenuo a pensare che un giocatore come Vlahovic, cioè un giocatore come Vlahovic sull'1-1, secondo te protegge la palla Accollando. sulla bandierina? Però vabbè, comunque anche a livello fisico, al di là di questo, Vlahovic lo sovrastava a Muldur e Sassuolo, perché comunque la differenza fisica penso era evidente. E comunque ha fatto una progressione, è stata una giocata individuale che ha risolto. Ecco, quando questi sono segnali che comunque manca qualcosa. Il miglioramento della Juve globalmente c'è stato, anche aiutato dai nuovi innesti come Vlahovic, Zaccaria a centrocampo che fa il suo, fa un lavoro di quantità soprattutto, recupera pallone, eccetera. Vlahovic è un finalizzatore e tutto quanto. Però al di là degli innesti, però globalmente il miglioramento c'è stato, quantomeno a livello di carattere, anche un po' a livello tecnico. Però c'è ancora tantissima strada da fare. Senso, poi la Juve, secondo me, può vincere la Coppa Italia con grande possibilità, perché altrimenti che cosa vince? Visto che il campionato non può vincerlo. Cioè, conclude la stagione con 0 titoli dopo anni. Supercoppa sfumata. Supercoppa sfumata, concludere la stagione con 0 titoli dopo anni non è una cosa buona. Quindi la Juve al momento può concorrere solo per la Coppa Italia, perché secondo me la Champions League non può vincere assolutamente. Cioè, se manca qualcosa a livello nazionale, può arrivare in fondo in Europa. Poi nel calcio sì che può succedere di tutto, però fino a questo punto non credo. Spero di essere contraddetto poi da quelli che saranno i fatti, però la vedo molto difficile che la Juve possa arrivare in fondo in Champions League. Però complessivamente dalla partita col Sassuolo, ritorno proprio alla partita nello specifico, si è visto che è mancato qualcosa, però ha giocato bene, le occasioni le ha create, le crea di più da quando poi ci sono i due nuovi innesti, e la squadra è iniziata a diventare di più una squadra di Allegri. Poi ci sono aspetti su cui lavorare, però la Juve è progressivamente migliorata e i risultati poi stanno arrivando, perché non perde da molto tempo effettivamente. Quindi ha filato tanti risultati utili di fila, è ancora in corsa per tutte le competizioni, a parte che per lo scudetto, perché comunque, cioè, fa un tipo di campionato diverso, in corsa per la Champions, perché l'obiettivo adesso è entrare in Champions, non è lo scudetto. Però intanto vincere aiuta a vincere, nel senso, vai avanti in Coppa Italia e vincere, quindi andare avanti lì aiuta a dare stimoli a cercare di portare a casa tutto, anche se è difficilissimo, però comunque ci si prova. Aiuta a vincere, aiuta a vincere, e quindi questa è la mentalità giusta, affrontare ogni partita. Non dico come se fosse una finale, perché non va bene per noi, però dico comunque ogni partita con lo spirito giusto e con la mentalità Juve. Quindi questo ho fatto anche un recap generale della situazione della Juventus. Poi la settimana prossima giocherà col Villarreal e poi analizzeremo sicuramente nella prossima puntata quella che è la Juve contro il Villarreal, ma anche le altre squadre che giocheranno. E voi che ne pensate? Faccio partire stavolta Matteo della partita Ah. della Juve e della Juve. Allora, la partita della Juve, come hai detto tu, davvero l'atteggiamento, come si può dire, la differenza di atteggiamento nelle diverse fasi di partita mi ha davvero reso sbalordito perché una Juve invece di provare a chiudere la partita ha provato più a difendere il risultato. Diciamo che poi ha complicato il tutto, ha complicato e quindi sicuramente c'è da lavorare sotto questo aspetto. E poi voglio dire, è una Juve che sicuramente con i nuovi innesti è migliorata e direi meno male perché se no erano dolori visto
che ha fatto un bel investimento soprattutto su Vlahovic, però non c'erano molti dubbi, penso, al riguardo, perché è davvero un bomber, davvero con un talento che ce ne sono pochi, diciamo, attualmente a livello mondiale. Voglio dire, la Juve purtroppo è ancora in una fase di ricostruzione, secondo me, dalla fine del ciclo due anni fa, e quindi purtroppo bisognerà avere un po' di pazienza, anche se la Juve è abituata bene, diciamo che con tutti i campionati che ha vinto, così è abituata molto bene, però purtroppo nelle fasi di ricostruzione bisognerà sempre avere un po' di pazienza e dare tempo ad Allegri a far sì che amalgami bene la squadra, al suo gioco, alla mentalità, a ricostruire la vecchia mentalità della Juve vincente che c'era fino a un paio d'anni fa. Per quanto riguarda poi, continuando sulla partita, non c'è molto da dire. C'è da dire, da fare comunque i complimenti al Sassuolo, che comunque si è giocata con la Juve in trasferta, e quindi tanto di cappello, anche se purtroppo a livello di rosa la Juve è superiore, l'ha dimostrato poi con specialmente la giocata individuale di Vlahovic. Non puoi far molto. Certo, il difensore ha fatto un errore di valutazione, però alla fine quella è il colpo del campione, un po' il colpo del campione, che è così. E, questo è un po' tutto. Bisognerà avere pazienza. Pazienza che... Sicuro, ci aveva dato tempo pure Allegri, ma non è lui. Non c'è la bacchetta magica, quindi ecco, senso, pure a lui, nonostante un grande allenatore, va dato tempo pure a lui. Vai Fabrizio. Che dire, niente, cioè, sulla partita non c'è niente da dire. Sicuramente la Juve ha sbagliato l'atteggiamento, poi che si è abbassata e tutto dopo aver segnato, sicuramente quello non è stata una cosa buona, però magari è stato pure un errore di valutazione di Allegri, che ormai forse ci aveva paura che giocandola poteva prendere pure più di un gol, forse. E il difensore là fa un erroraccio che a questi livelli non si può fare, che tu non puoi pensare che avendo davanti Vlahovic, che vuole sempre segnare, lui va sulla bandierina a proteggere, non cerca in tutti i modi di andare in porta. È un grave errore questo è veramente un gravissimo errore, perché comunque stava pareggiando, non è che stava a vincere la Juve, quindi stavi a pareggiare. Esatto. Cioè, pareggiando, anzi, la Juve voleva pure evitare i supplementari, quindi non puoi andare sulla bandierina. Non poteva mai andare sulla bandierina. Fatto un erroraccio grave che a questi livelli non si può fare. E vabbè, poi a livello del resto, che tutto quello che gira intorno al mondo Juve, cioè non... i soliti problemi che ci ha avuto fino a mo, che un po' con i nuovi acquisti si sono non risolti, ma si sono attenuati, perché comunque ha fatto degli acquisti mirati dove serviva di più magari, però c'è ancora tanto da lavorare. Sicuramente. Quindi alla fine, appunto, l'unica coppa che può vincere, pure secondo me, è la Coppa Italia, e ci punterà fino alla fine. Vediamo un po' come sarà la partita con la Fiorentina, perché la Fiorentina, secondo me, sarà una partita difficile, non oltre all'aspetto tecnico, ma anche sull'aspetto mentale, perché Vlahovic, secondo me, non potrà rendere al massimo, pure se lui dice di no, che per lui non gliene frega niente, ma secondo me a livello mentale la sentirà tanto e farà, secondo me, una partita molto sottotono. È pure giovane, quindi può accadere. Poi soprattutto quando va alla Firenze, l'accoglienza non sarà delle migliori.
Ah, giustamente, dico io, perché oh, uno cambia casacca, ci stanno le critiche, no? Poi in questo modo qua, Rischi. cioè, dico, pure se è una scelta professionale che va rispettata, però la critica fa parte del gioco. Quindi, alla fine se Ah le beh, pure prende. per le Oh. dichiarazioni che ha fatto, pure per le dichiarazioni che ha fatto dopo. Anche un po' per quello, sì. Però comunque la critica fa parte del gioco e quindi se la prende io non mi lamento, perché un professionista si prende le critiche, quindi come si Sì, prende gli sì, sì, sì. elogi. Quindi su questo ci siamo. Assolutamente, Oh, faccio esprimere un parere ad Alessio e poi concludiamo. Quindi vai assolutamente. Allora, Alessio. vado al volo. Secondo me la partita è stata una bella partita perché, come hai detto tu, la Juve si è abbassata e ha fatto uscire, tra virgolette, il Sassuolo esprimendo il loro calcio. Altrimenti non lo so che partita sarebbe stata. Cioè, metti caso che la Juve magari avesse continuato a giocare così come aveva iniziato, 2-0, si metteva tutti dietro, il Sassuolo non aveva manco le motivazioni secondo me, per fare la partita che ha fatto. Ha favorito lo spettacolo questo. Esatto, secondo me sì. E poi la partita, beh, è stata decisa da un errore di leggerezza di Muldur, che, vabbè, è evidente sotto gli occhi di tutti. La cosa strana è che da Allegri io mi aspetto almeno la mentalità vincente, nel senso che magari se vinci 1-0 non ti accontenti. Cioè io non mi aspetto il bel gioco perché a livello di idee non ci sono, però almeno io mi aspetto che magari in Coppa Italia se ci punti 2-3-0 e la metti in cassaforte, secondo me. Quindi da tifoso neutrale sono rimasto un po' deluso da questo mancato atteggiamento. Ci sta, però comunque alla fine quello che conta è il risultato, quindi io da tifoso pure io, cioè da tifoso non neutrale, quindi di parte, Juventus, sono rimasto un po' deluso dall'atteggiamento, però alla fine il risultato quello che poi conta veramente, che fa la storia, alla fine la Juve è andata bene, l'ho ottenuto. Si può lavorare su come ottenerlo, sull'aumentare le possibilità di ottenere il massimo risultato attraverso il gioco, ma quello poi ci si lavorerà perché prima si deve lavorare su altri aspetti e il lavoro che deve fare Allegri è ancora grandissimo e gli va dato tempo. E va bene, allora io qui ci avviamo alla conclusione, quindi dopo una bella chiacchierata di calcio anche stasera, quindi intanto voglio fare una precisazione. Grazie ad Alessio Mazzoni perché è stato molto attivo nei commenti nelle scorse puntate, tanto che oggi è stato ospite. Vabbè, oggi magari allora, la live potrà essere rivista dalle persone, comunque potranno essere visti i momenti salienti, forse abbiamo sofferto un po' la contemporanea con l'Europa League, però comunque la chiacchierata di calcio abbiamo fatto lo stesso. Metterò il link come al solito sulla pagina per rivedere la live. A parte questo, ringraziamo la tua attività nei commenti. Speriamo che continuerai ad essere No, attivo. sì, E ti ringrazio io per grazie a te. E vabbè, essermi. quindi di nulla, di nulla. E vabbè, comunque, ringrazio per aver accettato l'invito, sia te che Matteo, ovviamente. Quindi ringrazio gli Grazie ospiti. Buona serata. E ringrazio Fabrizio, come sempre al mio fianco a condurre. Quindi, a te, grazie a te. qui con me. Sempre un piacere, sempre un piacere. Sempre un piacere anche per me. Quindi, allora, prima di chiudere, ricordate di seguirci su Instagram, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanellina per le notifiche, per farvi arrivare le notifiche sui nostri video o sulle nostre live. Comunque, sui nostri contenuti. Detto questo, buona serata. Da Barba Stipo è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao Ciao, ciao. Ciao buonasera. ciao. Ciao ciao. Buonasera a tutti.